vedete il livello del terreno? Noi adesso per arrivare all'ingresso dovremmo scendere di all'incirca 5 metri, quindi sotto il livello del terreno. A rovescio corso tutto questo terreno che ha soffocato, a parte poi la grande eruzione. Il Vesuvio lo vedete dove sta? Tra noi e il Vesuvio, all'altezza di quel palazzone, guardando al lato destro, c'è la città di Pompei. Gli scavi qua sono iniziati nel 1756 con l'Alcubierre. Alcubierre era un generale dell'esercito Paleolitico. borbonico portato a Napoli da Carlo III di Borbone. Carlo III di Borbone è questo meraviglioso re che dà origine alla costruzione della Reggia di Caserta, la Reggia di Portici, Palazzo Reale a Napoli. È un'effervescenza, arriva da Parma, porta con sé tutta la collezione. È un cultore e conoscitore di arte antica. La sua passione sono la caccia e la pesca. La prima cosa che fa, giusto per farvi comprendere l'amore per il territorio, perché c'è diverse interpretazioni, i ritrovamenti archeologici suscitano l'interesse di tutte le corti europee e come tale si potrebbe pensare a un'esigenza di narcisistica di Carlo III, mentre invece non è veritiera, perché come re lui appena arriva a Napoli si mette a studiare il napoletano per entrare in contatto direttamente Il con la gente. C'ha territorio. una visione abbastanza, diciamo così, abbastanza realistica, vuole e fare delle cose. Hanno segnalato la presenza di mura antiche e piccoli reperti archeologici. Questa segnalazione viene fatta proprio dalla sovrintendenza che ne dà l'incarico di scavare. Attenzione. La mappa che avevano tra le mani questi signori ricercatori incaricati dal re era la carta Tutta. Peuteringeriana, quella lì che fa il disegno della penisola sorrentina con la via Minervia e soprattutto traccia il Sarno e posiziona Pompei, Nucera e Stabia. Stabia la mette al di là del Sarno, che creerà questa carta una piccola confusione iniziale, tant'è vero che credevano di scavare Stabia e viene fuori un lapide con sopra scritto che erano nella città di Pompei, una descrizione di Pompei, questo dopo 10 anni di ricerche, sempre seguendo questa mappa. Che cosa era successo? Che il fiume Sarno che nasce e scorre da Sarno, eccolo là Sarno, lo vedete? Che è il secondo architetto di queste strutture, quella conca che sta di fronte a noi, giù alla base ci sta Sarno. Sarno ci sono le sorgenti e per 14 km arriva al mare. Quando parte alle sorgenti, l'acqua è vivibile, ci È specchiano dentro limpida, e vi fanno crescere quei pesci. Le trote, i ristoranti di Sarno, se volete la trote. Però la trota non era del Sarno, la signora dice, no, noi le facciamo arrivare da fuori. Il Sarno è il Vesuvio, li vedete? Non solo, ma rispetto alla città di Castellammare, vedete che stiamo più in alto? E guardatevi alle spalle dietro, quella è la reggia dell'Acquisizione, Castello, la reggia sta più in qua. Questa qui è una collina che si innalza per circa 120 metri. È una collina che aggira fin sotto il castello di Lettere, eccolo là il castello di Lettere, che sarebbe la retroguardia di Amalfi, ma questa è È epoca tutta un'altra medievale. storia. Adesso sono conservati nel museo, e questa è la nostra visita oggi, matura, proprio in seguito alla visita del Museo Archeologico dell'Aquisisane, di cui abbiamo visto dei ruderi, adesso ne vediamo da dove provengono i ruderi. Perché è vero che è importante il reperto, ma è vero anche capire che tipo di ville e che grandezza avevano. Quindi questa collina di Varano, fin sopra Gragnano, si inoltrava nel vallone, era tempestata di queste grandi abitazioni, le chiamiamo ville perché rispetto alle case di Pompei, che hanno una pezzatura e una quadratura intorno agli 80-100 metri,
la casa del fauno, per esempio, è un'abitazione con i suoi, impluvi, i suoi tre cortili, che comunque non supera i 150 metri, 160 metri. Questa invece è una cosa che arriva a oltre 1000 metri, 14.000 metri quadrati di abitato e di coperto e di vissuto e con la servitù. Quindi una villa, una grande villa, ma andiamo.